Lunedì, 15 aprile 2019. Memoria di Sant'Abbondio. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata. Non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita, e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione, coloro che abitano nelle tenebre. Dal Salmo 26. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trova Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne scosparse i piedi a di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.